Le beatitudini ci rendono conformi a Gesù, ci formano nella stessa forma di Gesù, perché la nostra beatitudine è Gesù. È un po' la sintesi dell'incontro di ieri. E per dare concretezza alla beatitudine, o alle beatitudini, per dare realismo alle beatitudini, il cristiano deve impegnarsi a plasmare la sua vita di beatitudini. Se mi voglio conformare a Cristo, devo plasmare la mia vita della vita di Cristo, quindi di una vita povera, povera nel cuore, di una vita mite, pacifica, di una vita giusta, di una vita capace di donarsi, capace di farsi dono, di una vita in cui si è disposti a promuovere e a difendere i diritti e la giustizia per gli altri. In un certo senso, le beatitudini ci fanno comprendere qual è la strada di una vita felice. D'altronde, se pensiamo bene, almeno per la mia esperienza di vita, povera, piccola e molto limitata, le persone felici che ho incontrato sono persone felici perché hanno un cuore pieno di Cristo. Ma ho incontrato anche persone felici non credenti, ma che hanno un cuore pieno di amore, pieno di sensibilità, di generosità, di gratuità. Loro si sono sempre dichiarati non credenti e lo fanno ancora oggi, ma io ho detto sempre loro: vedete, questa vostra capacità di donarvi, di essere, di avere un dia della vita gratuita, questa vostra gioia che nasce dal donarvi agli altri, dimostra in voi che voi, come ogni uomo e ogni donna di questo mondo, ha impresso dentro di sé il carattere di Dio. L'uomo e la donna sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. In questo senso, la beatitudine ci insegna a vivere una vita vera, una vita piena, una vita autentica, una vita in profondità, una vita felice, perché noi tutti siamo destinati alla felicità però delle beatitudini. Proprio pensando a questo, il filosofo Søren Kierkegaard, filosofo danese, diceva che la paradossalità delle beatitudini, la lezione paradossale delle beatitudini, cito, sta nell'accettare provvidenzialisticamente l'esistenza per come oggi si presenta, senza lasciarsi sopraffare dalle angosce e dalle preoccupazioni quotidiane e quindi anche nel godere delle piccole gioie e dei semplici piaceri della vita. Fin qui le parole di Søren Kierkegaard. Quindi accogliere, vivere le beatitudini, che cosa significa? Se non accogliere la vita e accoglierla come l'opportunità di incontrare Dio o di toccare il futuro di Dio. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!